Buonasera, buonasera a tutti da Marco Liguori qui su Pianeta Genova 1893.net ed è una buona, buonissima sera con la vittoria importantissima del Genoa a Roma che è tornata al 2018, poi ce lo dirà com'è stata l'ultima 2018, qui siamo tornati di qualche anno indietro, come ci diceva Francesco Patrone nella sua rubrica sui precedenti di venerdì scorso e finalmente 3 punti importanti con tanta sofferenza. Peccato per il gol sbagliato da Ekman, quel pallone delizioso tirato servito da lontano, teleguidato da Gudmundsson, che sembrava uno tipo Ruud Krol dell'Olanda, che alcuni, cioè quelli della mia generazione, si possono ricordare. Ma 3 punti sono arrivati dopo tanta sofferenza con la Lazio, che ha attaccato tantissimo, ha attaccato, ripeto, ha giocato alla Sarri, quindi aggredendo l'avversario. E secondo me la Lazio ha perso mezz'ora, la mezz'ora del primo tempo. Ha lasciato giocare il Genoa giustamente è riuscito a segnare, ha avuto 3 occasioni nette e la partita è tutta qui praticamente. Però il Genoa si è difeso comunque con grande ordine, al di là di tutto non ci sono stati sbandamenti, almeno neanche nel secondo tempo con la pressione fortissima da parte della Lazio, ma è fortissima la pressione di Francesco Patrone, la voce del padrone rossoblù che oggi stasera è squillante. Ciao Francesco. Ciao Marco, saluto a tutti. Allora. Allora, giustamente come hai detto te, il Genoa torna alla vittoria all'Olimpico dal 2018, dopo 4 sconfitte consecutive, l'Olimpico laziale stiamo parlando ovviamente, dopo 4 sconfitte consecutive, vittoria tutto sommato giusta perché poi alla fine se contiamo le occasioni da rete della Lazio c'è stato solamente quel tocchetto in area piccola di Immobile che ha scheggiato la traversa, poi per il resto però ho visto solo dei tiri da fuori, tanti cross al centro, ma occasionissime, parate determinanti di Martinez, io sinceramente non me ne ricordo. Quindi vuol dire che la Lazio sì, ha fatto tanto possesso, tanto gioco, tanta pressione, ma alla fine occasioni poche, vuol dire che la squadra, la difesa nostra, si è comportata benissimo. Questo a dimostrazione di quanto stavamo dicendo nel primo tempo, cioè che la difesa a 4 quando giochi contro certe squadre è la soluzione migliore, perché non puoi rischiare di scoprirti come è successo con la Fiorentina giocando a 3 dietro. I risultati si sono visti nel primo tempo, poi nel secondo, sabato scorso Gerardino era corso ai ripari mettendo la difesa a 4, ma ormai era troppo tardi e la Fiorentina vinceva già per 3-0. Quindi voglio dire, anche Gilardino, giustamente essendo anche esordiente come allenatore in Serie A, sta capendo un po' come funziona questa categoria e deve capire, ha capito che in certe situazioni, in certe partite, in certi campi devi pensare soprattutto a difendere. Siamo riusciti a, come dire, a portare a casa, a trovare il gol con Retegui e poi siamo stati, la squadra è stata bravissima a difenderlo strenuamente, con grande orgoglio, grande carattere. Devo dire, oggi non riesco a trovare delle insufficienze nella squadra, mi sono piaciuti tutti. Ovviamente, magari mezzo voto in più per la prestazione di Gudmundsson, che è stato strenuo fino al 91esimo, quando poi è stato sostituito. Insomma, giocatore che si vede, ma ripeto, l'ho già detto, si era già visto anche il primo anno di quando era venuto qui che aveva delle qualità, e lo si è visto l'anno scorso in Serie B ancora di più. Questo è un giocatore che il Genoa deve tenersi stretto e si terrà stretto nonostante certe voci di mercato che giungono da certi siti napoletani. Gudmundsson rimarrà, direi. E quindi voglio dire, bene tutti. Malinowski, peccato che si è mangiato un gol nel secondo tempo, ma evidentemente un po' la stanchezza è stata la causa di quell'errore, però anche lui è un giocatore che si inserirà pian piano. Adesso abbiamo una settimana di tempo per preparare la partita di Torino col Toro, e quindi insomma, tutto bene. Cancellato direi in maniera assolutamente egregia la brutta prestazione con la Fiorentina, una vittoria che ci rilancia in classifica. 3 punti dopo 2 giornate, siamo lì a metà, che è poi, penso, la dimensione che
a questa squadra, perché è una squadra, comunque io ripeto, lo ribadisco, una squadra da salvezza tranquilla, quella di oggi, quella di quest'anno, secondo me. Certo. Francesco, ecco, diciamo che il Genoa ha anche pescato finalmente, perché questa era un po' la mia preoccupazione, ne parlavamo anche in separata sede contro di noi. Mentre il Lecce, il Verona, c'erano le squadre che hanno pescato già il Jolly, il Frosinone pescato il Jolly con le grandi. Stasera il Genoa finalmente l'ha pescato anche lui, perché ha risposto alle altre, alle dirette concorrenti. Ma sì, perché poi quando devi fare un campionato di salvezza tranquilla, queste vittorie contro le cosiddette grandi sono quelle che poi fanno la differenza. Ovviamente al netto del fatto che contro le, chiamiamole così, piccole non devi mai perdere, quindi anche in teoria vittoria in casa, pareggio in trasferta va benissimo, e ogni tanto se si imbrocca un risultato a sorpresa sulla carta, come quello di questa sera, sono appunto sono quei i risultati che ti permettono di fare il salto di qualità, un po' come era successo al Monza l'anno scorso, no? Che aveva vinto anche delle partite contro le squadre, le cosiddette grandi. Infatti poi il Monza di Palladino l'anno scorso è arrivato serenamente a metà classifica, nonostante un inizio pessimo con la precedente gestione, però. E quindi, dunque, ottimo. Oggi andiamo a dormire più sereni. Primo gol di Retegui in Serie A, questo è anche un dato da segnalare, è un gol proprio da centravanti puro, da rapace d'area, perché insomma ha sfruttato al meglio la respinta corta del portiere, e quindi niente, oggi onestamente non mi sento di fare appunti nei confronti di nessun giocatore oggi. Anche Torsby, che onestamente non mi era piaciuto contro la Fiorentina, oggi comunque è entrato bello carico, insomma, quindi, ma l'impegno non è mai mancato, però anche oggi comunque l'ho visto, soprattutto quando nella ripresa sfruttavamo con l'inserimento di Ekuban i lanci lunghi, perché evidentemente con la difesa a 4 non si possono fare le ripartenze da dietro, no? Infatti oggi si sono visti tanti lanci lunghi di Martinez a cercare soprattutto nel secondo tempo Tosby, perché di testa è bravo a fare torre per le punte, quindi questo è un dato da segnalare anche dal punto di vista tattico. Io sinceramente in Serie B puoi permetterti il lusso, avendo l'anno scorso una squadra superiore praticamente a tutte, a parte forse Frosinone, ti potevi permettere di fare la cosiddetta costruzione dal basso. In Serie A devi cercare di essere più concreto, e oggi la squadra è stata estremamente concreta, quindi bene così. E poi comunque aspettiamo anche novità dal mercato, perché non è detto che non possa arrivare qualcosa ancora in settimana, ecco. Infatti no, perché personalmente penso che un vice centravanti per Retegui ci voglia, anche se Ekuban oggi ha fatto una buona partita quando è entrato, però insomma ci vuole uno che, nel caso in cui noi glielo auguriamo a Retegui venisse un raffreddore, ci sia uno che possa reggere degnamente l'attacco, ecco. Quindi penso che lo staranno cercando, e poi forse ancora qualcosina là a centrocampo è da rivedere, però sicuramente il centrocampo di oggi con il ritorno di Strootman e l'ingresso di Malinowski è sicuramente un altro centrocampo rispetto a quello leggero e fragile e, diciamo così, inguardabile visto contro la Fiorentina. Perfetto, Francesco. Allora ecco che vedo arrivare Carlo Sciaccaruga e Gianni Fossati, che stanno bussando alle porte del salotto del Grifone. Allora Francesco, noi ci vediamo domenica ore 18:30, Torino-Genoa, e sperando questa, sì, Torino-Genoa è una partita che sulla carta si parte ad armi pari, perché penso che il Torino e il Genoa più o meno si equivalgono a livello di forze, no? Cioè Torino ha dei giocatori di qualità, ma ce l'ha anche il Genoa, quindi andremo a Torino per fare la nostra partita, e quindi sicuramente penso che non vedremo una partita difensiva come quella fatta oggi contro la Lazio, sarà sicuramente un'altra partita. Ecco, ti avevo perso, Marco, sei ritornato, non so se hai sentito quello che ho detto. Ne ho bevuto un attimo. Ecco. No, stavo dicendo, te lo ripeto anche
te lo ripeto, sarà una partita diversa, cioè, mentre non sarà sicuramente una partita con due squadre che sulla, sulla carta si equivalgono, quindi sarà una partita sicuramente più aperta. Penso che non vedremo un Genoa così difensivo come abbiamo visto oggi con la Lazio, presumo, ecco. No, infatti. E comunque nella diciamo così, per quanto riguarda la partita di questa sera, sono contento anche per la pessima prestazione di Immobile, che era molto nervoso e si è fatto anche ammonire alla fine. Insomma, diciamo così che nella sfida fra centravanti e nazionale, Immobile e Reteghi, ha vinto Reteghi oggi, senza dubbio. Benissimo Francesco, allora ci vediamo domenica prossima, quindi partita ore 18:30, fischio d'inizio, quindi terminerà intorno alle 8:20-8:25, noi vabbè, ci vediamo tra primo e secondo tempo, poi alla fine, al termine della sfida dell'Olimpico Grande Torino, da Olimpico a Olimpico. E comunque fammi dire l'ultima cosa per concludere, grandi i nostri tifosi che a un certo punto nell'Olimpico un po' così demoralizzato perché la Lazio non riusciva a combinare niente, i nostri 800 che erano giù si sono sentiti alla grande, insomma si sentiva attraverso la televisione, si sono sentiti solo i nostri, quindi abbiamo ammutolito i laziali stasera. Ecco, un po' così alla... Se ti ricordi il famoso personaggio di Guzzanti, che diceva Lorenzo, laziali, quando voleva prendere in giro, però Lorenzo non aveva degli esami, ti ricordi, più di 20 anni fa, che era esilarante, voleva prendere in giro i dirimpettai, lui da romanista, della magica Roma, diceva laziali! E un po' stasera l'abbiamo fatto anche noi, Genoa l'ha fatto. In modo zenese, però l'ha fatto. E anche Sarri l'ho visto bello nervosetto stasera. Conoscendolo un po', guarda, immagino che... Penso che adesso in questo momento nello spogliatoio laziale stiano volando stracci, credo. Stracci, esatto. Volerà anche qualche panca. Ecco. Benissimo, Francesco. Ci vediamo allora domenica sera per Torino Genoa. Perfetto, un saluto a te e a tutti i nostri amici. Ciao ciao. Ciao Francesco, ciao ciao, ringraziamo Francesco Patrone, la voce del Patrone Rossoblù, e noi introduciamo subito il nostro, ecco qui, Carlo Sciaccaluca. Ciao Carlo, ciao. Felice vincente numero uno e il felice vincente numero due che è Gianni Fossati. Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Carlo, buonasera a tutti. Buonasera, questa è una splendida sera, no? Buonasera. Siamo... Una fatica ragazzi, sono stanco morto, è come se avessi giocato 3 partite. Mamma mia, mamma mia. Invasionario! Non passati! Non sono passati, ragazzi. Vabbè, dai. Allora... Carlo, prima il tuo commento e poi Gianni, prima Carlo. Una partita di grande sofferenza chiaramente, però un segnale meraviglioso dopo la debacle totale contro la Fiorentina, quindi diciamo anche che mi sembra che si siano ritrovati alcuni giocatori decisivi dell'anno scorso, in particolare in difesa si è fatta veramente una bella partita pur cambiando modulo. E la qualcosa forse potrebbe avere un po' sorpreso Sarri, poi certo se è girata bene perché hai fatto quel gol lì, anche meritato perché primo quarto d'ora ho visto veramente un bel Genoa e poi dopo forse siamo stati un po' fortunati di trovare una Lazio credo ancora in rodaggio che mi sembra un po' in difficoltà in questo periodo e, ma l'applicazione difensiva è stata veramente di altissimo livello da parte di tutta la squadra. Allora, mi dice Francesco Colombo che ti preferirebbe come terzino, che nella vita reale però sei un gran portiere a dire il vero. Hai doti anche calcistiche, non solo quelle da attore, da regista. Quindi. Sì, vabbè Francesco, fa lo spiritoso. Sono un portiere semidecente per giocare a 5 ai Giardini Luzzati, ecco, oltre quel palcoscenico non mi spingo.
Allora, dire di sacrificio, sto vedendo. C'era un bellissimo messaggio, Bianca, l'ho anche sottolineato, di un nostro lettore che diceva che Gudmundsson è di un altro pianeta, anzi di un altro pianeta Genova. Ecco, lo ringrazio molto. Ora mi scuso, non riesco a vedere perché sono arrivati. Lui l'ha scritto subito, è arrivata una marea di messaggi dopo. Vai Gianni con la tua analisi. Spero che mi sentiate, perché io oggi stasera ho dei seri problemi con l'audio che con... Bene. No, io penso che sia la partita che doveva fare il Genoa. Giustamente, come ha detto Carlo, una partita di grande sofferenza, però era quello che ci aspettavamo. Però abbiamo trovato una squadra compatta, molto ordinata in difesa, molto con giocatori che abbiamo recuperato, fatto un'ottima partita, direi anche in fase di sacrificio, come sempre, Sabelli, poi con delle pecche a livello di piedi, di croce, da quel punto di vista nulla da dire. Primo tempo direi molto palo traversa che ha preso Vasquez, anche se magari non voluto, però l'hai preso. Quel tiro ribattuto a Marinowski, che se non la ribatteva lì a centrocampo era una sassata in porta che forse il portiere non l'avrebbe neanche vista. E poi logicamente devi cercare di sfruttare un po' di più le ripartenze, però era la partita che dovevi fare. Io sono molto contento perché questa partita sicuramente dà morale, dà fiducia, dà credibilità su tutti e dà la possibilità alla società di finire bene, speriamo, il mercato per aggiungere quei due o tre elementi che servono per una squadra all'altezza. Però abbiamo dimostrato, soprattutto oggi, che per quello che sostengo da anni, ma qui a Genova un po' viene anche criticato quando sostiene certi giocatori, che per me Badelli è un lusso in questa squadra, perché è un signor giocatore che gioca. Domenica scorsa abbiamo visto una partita dove abbiamo messo a confronto lui ed Arthur camminava meno di lui, ma aveva a fianco qualcuno per lui che si muoveva e che gli dava la possibilità di appoggiare i palloni, cosa che per il Genoa Bader domenica scorsa non gli è successo, e invece oggi ha fatto una grande partita sia di copertura che anche di possesso palla e play. Ecco, quindi è un ottimo giocatore che bisogna smetterla di criticarlo continuamente quando le cose non vanno mai bene, e bisogna lasciarlo giocare, secondo me, perché per noi è un ottimo giocatore. Allora, io vedo due messaggi, proprio gli ultimi due, che mi piacciono, che riguardano i due allenatori. Il primo: sentitamente ringraziamo il grande irreprensibile Sarri, che ha tolto Marusic per il mai rimpianto Pellegrini, infatti era quello che era venuto qualche anno fa qui. E l'altro è: questa sera darei un bel bravo a Girardino, ha dimostrato che può tranquillamente reggere la categoria. Carlo. Sì, sono molto rinfrancato da questa partita, anche per la prestazione di Gilardino, nel senso che mi sembra che contro la Fiorentina italiano sul piano tattico l'avesse stravinta la partita, e che al di là della meravigliosa partita che fece la Fiorentina, proprio sulla disposizione in campo Gilardino in quel caso ci avesse capito poco, può succedere a tutti noi di sbagliare. Invece è chiaro che oggi gli è girata bene perché ha fatto gol, poi si è messo in difesa, però è una grande reazione. La partita credo che sia stata condotta nella maniera giusta, e perché si sa bene che se ti esponi alle transizioni contro il piede della Lazio non c'è scampo, e quindi capisco la frustrazione di qualche amico che vedevo scrivere sotto: non siamo mai riusciti a ripartire bene. Certo, è vero. D'altro canto, se arrivi ad avere la qualità difensiva per poter reggere 90 minuti contro una delle squadre più forti in attacco del campionato, per quanto non in particolare forma, e poi in più riuscissi anche a ripartire sempre con qualità, okay, allora ti giochi l'Europa League. Il Genoa non è ancora a quel livello, l'ambizione è appunto che ci servì. Gianni, ecco, su questo errore che ha fatto, perché secondo me ha ragione il nostro amico, tolto Marusic per Pellegrini, francamente Marusic non stava
demeritando almeno, sembrava ancora lucido, e poi sulla promozione a Girardino. Ma no, Girardino ha fatto, secondo me, ha indovinato anche i cambi al momento giusto, ha fatto la partita, secondo me, che avevano studiato e preparato tutta la settimana, piuttosto che Pellegrini, anche lui ha cercato in tutti i modi di portare giù queste palle sulle fasce per cercare di scardinare la difesa del Genoa. Ma direi che anche lo stesso Efti, quando è entrato molto bene, ha fatto bene, insomma, quindi non abbiamo corso grossi rischi, per l'amor di Dio, siamo stati schiacciati lì, però il Genoa cercava di giocare su quel punto e abbiamo avuto anche alla fine qualche occasione per, se fossimo stati un po' più freschi e un pochettino più lucido, magari ne avremmo potuto approfittare. Poi sul comportamento di Sarri non ne voglio neanche parlare, perché mi è antipatico da morire da sempre, è uno che si lamenta sempre con gli arbitri, col quarto uomo, sui tempi, sui falli, sui rigori, quindi insomma è inguardabile, poi come allenatore non lo discuto, ma caratterialmente è inguardabile, lui come sono inguardabili i vari Immobili, Zaccagni, tutta la partita a lamentarsi e a fare sceneggiate, insomma, vabbè. Forse è quello che li ha penalizzati tanto, si sono innervositi molto di più di quello, se forse avessero giocato un pochettino più sereni e tranquilli, magari avrebbero portato la partita verso un... Aspetta, Gianni, non ti abbiamo sentito. Manda in 40.000 e no. Gianni, mi senti? Non vi sento più. Gianni? Ora sì. Oh, perfetto. No, le ultime parole. Ti senti a singhiozzo. Sì, infatti, sei stato censurato alla fine, insomma, sei stato tagliato. Ah, va bene, meglio così allora. No, per carità, no, è il segnale che è andato via. Allora. Guarda, hai visto il secondo tempo anche della partita? Gianni, problemi col collegamento. Sì. Vediamo il dio di internet cosa dirà. Pronto Gianni, pronto? No, è andato. Allora Carlo, c'è, vabbè, colgo un messaggio perché ne ho visti anche altri. Malinowski, secondo voi che partita ha fatto? Buona, direi, nel senso che anche se non ha brillato particolarmente, però nel primo quarto d'ora in cui abbiamo giocato veramente bene, secondo me è stato anche perché comunque ha giocato semplice, pulito, rapido, avere un elemento di quella qualità lì in quella zona del campo fa... Gianni è finito in giga. Sì. Avere un elemento di quella qualità lì fa tante per la zona del campo. Poi certo, se sai Magno e Strootman in palla, che insomma chiaro che reggono pochi minuti, però quando reggono possono giocare molto bene, gli danno quella palla, un paio di palle in verticale tra le linee, ma di nostri è molto. Anche perché in prospettiva io vedo molto bene le teghe. Carlo, scusami, ho dei problemi adesso l'audio con te. Sembra che mi sembri un Gerolando dall'altro lato di New York. Scusa. Che disastro. Ecco, oh! Stasera siamo un po' così pirotecnici. Io sono a Parma, non sono a New York, purtroppo. io sono a Genova, quindi... Eppure, quindi... Sì, vabbè. Ma non vi preoccupate, che è troppo caldo. Allora, stavo guardando un altro quest'altro messaggio vostro. Non volete dirmi che per Vice Letegui va bene Ecuban? No, veramente noi non l'abbiamo detto. Né io, né Francesco Patrone, né Gianni, né Carlo, francamente, caro Claudio. Non ci va bene, cioè, diciamo che ha, a mio modo di vedere,
diciamo, sa tenere la palla, ma purtroppo tra lui e la porta non c'è una grandissima confidenza, e non è, lo scopriamo oggi, però è uno che ha fatto il suo oggi a tenere il pallone, ha fatto quello che, il compito che doveva fare, però certo, se fosse entrato quel pallone dentro, se cadeva giù tutto il settore genovano, come minimo. Allora, poi ancora, ragazzi, tutto normale, Jonathan alle tre punti, tempeste di fulmini e bombe d'acqua sono abbattute sul Genova, è normale che la connessione risenta, infatti, vabbè. Forse con la Fiorentina i giocatori sentivano troppo la tensione la prima partita di A e sono scesi in campo dei sembauriti. Che dici, Gianni, è una possibile anche analisi questa del magari la prima partita, comunque l'emozione si fa sentire, comunque come dire, qualcosa perdi. Ma scusa, non se mi è andata via la voce, non ho sentito la domanda, allora, la puoi ripetere? Allora aspetta, stavo dicendo, c'è un messaggio di un amico alla casa che dice che forse con la Fiorentina i giocatori sentivano troppo la tensione della prima partita di A e sono scesi in campo tesi e impauriti. Quindi magari, sai, la prima partita, soprattutto il primo tempo che abbiamo visto è stato un disastro, ci può stare anche questa. La seconda, Girardino invece è andata a... Ma guarda, io... Vai. Marco, ti sento male, penso aver capito la domanda, provo a risponderti e dimmi se mi sentite o meno, perché mi vengono... Mi senti? Vai, benissimo. Mi senti, Marco? Benissimo. Ecco, no, io dicevo, per quanto riguarda la partita con la Fiorentina, io mi sono fatto un'idea, e l'ho detta da subito, anche domenica sera, una partita preparata, cominciata bene per modo di dire i primi tre minuti, prendi gol dopo cinque minuti e affrontato la squadra peggiore che potevi affrontare in quel momento, perché è una squadra che aveva preparato, l'unico obiettivo che ha vero del campionato era quello di superare il turno di Conference League, e quindi si sono presentati a Genova al 110% della condizione. Hai preso gol dopo 5 minuti, un gol regalato, perché hai fatto un errore in difesa, gol regalato, poi è stato bravo lì, adesso non mi ricordo neanche più il nome, Zaccagni mi porta via il nome, va bene, Biraghi, e poi è diventata una partita difficilissima, perché loro sono bravi a far girare la palla, ti fanno correre a vuoto, una serata caldissima, e hai preso il secondo gol su un tapin di Bonaventura. L'errore, come ha detto Girardino, è stato quello di prendere il terzo gol su punizione, perché lì non ci stava, la squadra a quel punto lì ha mollato, si è visto proprio una squadra che non riusciva più a reagire, perché correva, sembrava quasi che non corresse, ma non era così, correva a vuoto, e quindi Carlo lo può spiegare benissimo, quando ti capitano queste partite fai il triplo della fatica, e è una partita andata via così. Però sono stati bravi, secondo me, questa settimana a ricompattarsi e a lavorare in modo sereno e tranquillo, come sa fare Girardino col suo gruppo, e stasera abbiamo visto un'altra partita a livello di concentrazione e di saper stare in campo. Quindi io la partita di domenica scorsa è stata dettata da un episodio dopo 5 minuti e te l'ha un po' compromessa, insomma. Chi ha fatto sport, chi ha giocato, sa che queste partite possono succedere, e va bene, insomma, va archiviata questa qui, e pensiamo ai tre punti che abbiamo preso oggi, che sono importanti soprattutto per il morale e per la fiducia, e determinanti, perché sono tre punti fuori casa. Adesso domenica avremo un'altra partita fuori difficile, ma sicuramente, secondo me, meno difficile di quella che poteva essere oggi dopo una sconfitta. Allora, invece a Carlo, che sottopongo questo messaggio interessante di Stefano Oliveri: la marcatura di Sabelli su Zaccagni è stata fantastica e secondo me determinante. Infatti Sabelli non gli ha fatto praticamente toccare pallone, quando lo toccava lo stendeva, insomma, nel senso ovviamente sportivo del termine, lo fermava. Che dici? Sì, fino a un certo punto della partita sì. Povero Sabelli, si prende sempre gli strali di molti, perché indubitabilmente non è un giocatore che palla al piede, sia entusiasmante, per usare un eufemismo.
è un giocatore molto intelligente che credo si conosce, ed è vero che ha tenuto Zaccagni abbastanza bene. Zaccagni, faccio una parentesi, di solito non mi esprimo su simpatia o antipatia rispetto ai giocatori, però Zaccagni è veramente antipatico. Mamma È mia. veramente tanto antipatico e anche, peraltro, oltre che in campo, anche la sua vita social e l'immagine che dà di sé pubblica la trovo detestabile. Chiusa parentesi. È vero che Sabelli ha giocato bene in difesa, poi è stato bravo Gilardino perché ha cominciato a prendere un paio di giostre notevoli invece a un certo punto e proprio in quel momento ha fatto i cambi, ha spostato Sabelli sulla sinistra, poi dopo l'ha tolto. Quindi anche in quello Gila molto bravo, molto sveglio a leggere la partita perché una o due azioni ha visto di difficoltà e è subito andato a cambiare le cose. Detto questo, se questa squadra vuole fare un salto di qualità, lo sappiamo, qualcuno in più sulle fasce serve. Perché al di là della difesa serve qualcuno con un po' più di qualità per uscire palla al piede o avere un appoggio in uscita per i difensori centrali o per il centrocampista basso e sapere che insomma la palla uno la possa mettere in banca anche quando va in fascia, cosa che invece questa squadra adesso non si può assolutamente permettere e è un po' frustrante. Poi hai voglia di È provare a ripartire. vero, è vero, è vero, Gianni, che ne è vero. Ah, pensi tu? beh, no, la penso esattamente come lui. Sotto il profilo dell'impegno e dell'abnegazione, Sabelli è da 10, poi ha i suoi limiti, lo sappiamo benissimo. Per quanto dice Carlo sul fatto che Algena necessita di qualche giocatore importante sulle fasce, proprio per i motivi che ha descritto lui. Spero e penso che lo sappiano, lo sa sicuramente Gilardino, lo sappia anche la società su dove deve operare, perché lì manchiamo tanto. Allora, io stavo vedendo un attimo, eccolo qui, finalmente. Volevo chiedere, scusa, posso chiedere una cosa? Volevo chiedere una cosa a Carlo, che sulla partita della Fiorentina, l'hai vista, la pensi come me, oppure è una mia idea, è solo una mia idea quella che ho espresso? Fatto che loro siano arrivati preparatissimi, intendi, di condizione? Sì, sì. Sì, ma quello è, hai ragione da vendere, assolutamente. Ed è vero che è girata male. Non sono neanche del tutto in disaccordo con quello che ha scritto un ascoltatore prima, un'ascoltatrice, cioè che forse eravamo un po' spaventati. E è chiaro che se fai la prima in Serie A, prendi un gol dopo 10, cioè 3 gol dopo mezz'ora, 2 gol diciamo dopo 20 minuti, diventa proprio brutta, brutta, brutta. Intanto Carlo, ho messo questo post social di Maurizio Lastico, Belinchi e sofferenza perché è Chiaro. all'Olimpico e ha Sì, esultato. Ah. mi ha mandato un sacco di vocali col sottofondo dello stadio. Sì, era. Commentiamo sempre le partite assieme in diretta. No, è entusiasta, bello vederlo felice anche lui dopo Belinchi e sofferenza, però 3 punti a Roma che mancavano, ripeto, dal 2018, quindi da 5 anni, però ecco, sono belli perché, come diceva, mi pare forse il buon Orazio, gradita l'ora che non avrai sperato, gradita la vittoria insperata, proprio veramente perché io stasera non ci avrei mai pensato, ho detto un punto sarebbe stato l'optimum, invece è andata Io l'ho veramente. beccata, ma direi la becco quando Gena. Ma io oggi, ieri e oggi, gli amici di Bogliasco vi avevo detto che avremmo vinto, e ora mi stanno scrivendo tutti: avevi ragione, ma io quando mi chiedi cosa fa Gena dico sempre che vince, quindi ogni tanto qualche volta la becco. Certo, io Quindi. avevo visto poi registrata la partita della Lazio con Lecce. La Lazio, tutto il primo tempo, lasciava veramente, cioè rispetto a quella dell'anno scorso, il giorno e la notte. C'è una squadra che poi lascia giocare molto l'avversario, quello che ha fatto stasera la prima mezz'ora con Genoa, la prima mezz'ora del primo tempo. E si è vista alla fine come è andata a finire, ha subito anche il gol e poi non è riuscita a rimontare, anche se ha fatto questo grande pressing, che però è un pressing, come dire, molto molto appariscente, ma un'occasione proprio, un tiro in porta è stato, credo, dei tiri in porta rari, cioè delle occasioni vere sotto porta. Quindi
è una squadra che ha dei problemi, ecco, al di là, ecco, della vittoria del Genoa, ma meno mi pare di vedere che, infatti, 0-2 partite, 0 punti con Lazio, con Lecce e Genoa, cioè con due squadre che devono comunque, cioè, lottare per salvarsi, qualche pensiero deve fare. Domenica vanno a Napoli, se non sbaglio, no? Sì, sì, a Napoli, sì. A Napoli, sì, l'impressione è che la Lazio giochi sempre seguendo lo spartito, cioè al di là dell'ultimo quarto d'ora in cui ovviamente sono andati un po' all'arrembaggio, però invece cercano sempre di giocare pulito, e, che è anche la forza delle squadre di Sarri sicuramente. Chiaramente quando le cose non girano, a grande Nicola Barasso, se è lui, e quando le cose non girano va in crisi, credo che questa squadra verrà fuori. Poi chiaro, ha perso Milinkovic-Savic, che tanto fa, però ci sono dei fiori di giocatori. Mi sembra che Kamada non gli stia girando, non tanto è ancora bene. Entrato, no? Non è ancora entrato, infatti, come dice Borletto, sì. Si va a Kamada della Lazio, parliamo del Genoa. Vabbè, no, un attimo anche a vedere l'avversario, ecco, l'avversario, senza togliere nulla ovviamente al Genoa, ma il Genoa, anzi, Carlo, scusa, tu come l'hai visto Milinkovic? No, scusa, Marinovski, scusa, questi nomi. Come hai visto Marinovski all'esordio? Ma lo dicevo prima, mi è piaciuto perché è stato attento all'inizio. Ha fatto giocate semplici, pulite, mi sembrava bene dentro al gioco. Credo che possa legare molto bene, messo lì davanti. Poi ha fatto anche una bella partita difensiva, tra l'altro. Sì. Ha avuto anche l'occasione quando gli ha ribattuto quel tiro, che aveva fatto una bella azione, lì è stato sfortunato. Aveva tirato una sassata in porta e non so come andava a finire lì. Sì, poi ha mancato, però bene, poi. Poi è calato. Sì, è vero, poi ha mancato un controllo un po' criminoso a un certo punto. Sì. Però ha preso fallo di mano. Sì. Ecco, invece vi giro questa altra osservazione. La Vasquez, una sorpresa. In effetti, se vi ricordate, il Vasquez dell'anno della retrocessione era un giocatore che, più che essere un difensore, un terzino, era un attaccante aggiunto. Tant'è vero che la difesa, invece, adesso fa due fasi, mi sembra, almeno contro stasera, già aveva dato delle buone impressioni con la Fiorentina quando era subentrato, però stasera forse ha convinto di più. Carlo? Sì, è vero, verissimo, sono molto contento. No, tra l'altro Vasquez viene da due retrocessioni consecutive, poverino, quindi anche psicologicamente non è proprio facile, forse. E se gioca così, evviva, è un valore aggiunto. Oggi ha giocato importante, con qualità da titolare, poi certo anche lì vorrei vedere qualcuno con un po' più di gambe, un po' più di piede per giocare terzino sinistro sicuramente. Detto questo, è uno che in rosa ci sta, evviva, saranno felici i nostri amici messicani che sui social continuamente vedo commentano sulla pagina del Genoa dicendo Metana Johan. ha una grande fan base in Messico. Sì, Vasquez, bene, sono contento. L'avrei preferito oggi col seno di poi, ma era anche stato detto che un errore di Gilardino domenica scorsa era quello di avergli preferito Biraschi a lui, no, nella difesa. Però insomma, un giocatore importante che dà sempre il 100%, è un ragazzo che si impegna da morire ed è anche sanguigno al punto giusto, quindi ci sta e come. Poi giustamente, come dice Carlo, serve sulle fasce, specialmente sulla fascia sinistra, serve qualcuno che spinga, che abbia un po' i piedi buoni e che ti dia un po' di respiro alla manovra. Ecco. Infatti Martine, che è stato tolto, diciamo, è stato tolto perché non aveva per convinto per nulla nella prima partita, poi col cambio appunto di modulo, di uomini, eccetera, eccetera, è stato forse per ora bocciato, no, perché è una parola troppo, però ecco, diciamo che è da rivedere, sperando che non sia quello che abbiamo visto contro la Fiorentina, cioè che faccia anche altro, perché oggi per esempio sono arrivati i palloni, sia i palloni dalle fasce e anche dal centro per Retegui, e abbiamo visto Retegui che sa fare. Io lo dico dalla prima volta, non è Milito,
ma è un buon giocatore, però va assistito, l'abbiamo visto, cioè tant'è vero che anche in nazionale è la stessa cosa, appena non ha dei palloni, un compagno che gli serve il pallone in area, lui non c'è, non riesce a essere incisivo, quindi bisogna capire questo Gilardino l'ha capito, e infatti stasera una convincente vittoria. Ma mi dice Alessandro Legnazzi che ha messo proprio adesso Gilardino, dichiarazione di Gilardino, immagino la Sky o la Zone, risultato prestigioso, Retegui a grandi margini di crescita. Ve lo leggo. Allora, non era semplice preparare una partita così dopo la gara persa contro la Fiorentina. Ho cercato di motivare e responsabilizzare i ragazzi, abbiamo fatto una partita gagliarda e ottenuto un risultato prestigioso. I ragazzi hanno disponibilità completa a iniziare in un modo e terminare in un altro, me l'hanno dimostrato, i principi sono chiari, stasera abbiamo lavorato bene tra i reparti e messo in campo umiltà e sacrificio. Contro squadre come la Lazio è importante difendere con tutti, ma anche proporre nei momenti giusti. Retegui arriva da un altro campionato e cultura del lavoro, a qualità fisiche, ma anche con importanti margini di miglioramento. Ha dimostrato carattere e spirito positivo. I gol che voglio da lui sono quelli che servono per arrivare a 40 punti, ricordiamo alla soglia salvezza. Non deve focalizzarsi sul fare gol, ma di lavorare nelle due fasi, attaccare la profondità e la porta avversaria. Alla fine chiude. In settimana abbiamo lavorato fin da subito sul nuovo modulo, poi ho cercato di pizzicare le corde giuste dei miei ragazzi. Non eravamo scarsi, ma una settimana fa, e ora non siamo dei fenomeni. Mercato. Non è stato facile lavorare con una rosa non numerosa, con calciatori che sapevano di dover andare via. Non è stato semplice costruire un'identità di gruppo. Dopo stasera penso che abbiamo dato un segnale feroce di attaccamento. Siamo vigili sul mercato, la società conosce i miei desideri. Ho una fotografia molto chiara della squadra. Speriamo che in settimana succeda qualcosa. Carlo. Che dire? Su Retegui io lo pensavo già nella partita contro la Fiorentina, che è vero che non è Milito, è vero che non è un attaccante che fa gioco. Scusate, passo un motorino qui vicino a casa mia, Parma. Però sbaglia poco, non ha vinto tanti duelli oggi di testa, in particolare Romagnoli l'ha sovrastato molto bene, poi vabbè la partita era molto difficile, però quando c'ha la palla nei piedi, Retegui gioca rapido, anche nello stretto, riesce molto facilmente a giocare di sponda, è un giocatore interessante. Sì, poi che dire sulle dichiarazioni di Gilardino, direi che abbiamo detto tutto. Rimanendo sull'attacco, dico un'ovvietà che è sotto gli occhi di tutti. Se Gudmundsson è questo, è un giocatore di alto livello anche per la Serie A, cosa su cui io non ero proprio sicuro, forse non lo sono tuttora, ma se si conferma su questo livello è un giocatore veramente di alto livello anche per la Serie A. Gianni, su Gilardino. Gianni? Sento, non ho sentito quello che ha detto Carlo, mi è andato via l'audio, è andato via tutto, vabbè. Purtroppo non è colpa mia, ma... Su Gilardino, pronto, su Gilardino mi hai ascoltato sì. Quello quando ho letto? Perfetto, allora, un tuo... Sì, su Gilardino l'ho sentito. Ma no, ha detto tutto, ha detto le cose giuste, ha detto che... Logicamente non è facile costruire un gruppo, un senso d'appartenenza, un'identità quando hai dei giocatori che già dall'inizio sanno che devono andare via. E durante allenamenti ho letto alcune dichiarazioni che hanno dovuto fare loro, schierarsi loro in campo per cercare di fare degli schemi perché comunque mancavano dei giocatori, altri giocatori magari svogliati perché sapevano che a fine mercato o a pochi giorni andavano via. Quindi creare un'identità di gioco, un senso di appartenenza è difficile. Mi ascoltate? Mi sentite? Sì, perfettamente. Pronto? Vai. Ti sentiamo benissimo. Ha detto tutto. La società, sono convinto che la società
sa con Girardino, Girardino ha detto dalle dichiarazioni, l'ho ripetuto, che è una fotografia ben chiara della scuola, la società ne è al corrente, c'è ancora una settimana di lavoro, io penso che da qui a 7 giorni, io mi auguro anche prima, riescano a fargli avere il giocatore ha chiesto e che servono a lui per il suo modulo. Ma io dopo la fiera sono ancora più tranquillo adesso della volontà e della bravura della società per fargli arrivare gli acquisti che lui ha chiesto. Poi staremo a vedere, insomma, io sono sereno. Ecco, ricomincio proprio da te Gianni, perché più di uno mi ha chiesto di Bonucci se può essere utile a Genoa. Secondo me non lo so, però secondo me forse per un anno sì, però non è un giocatore che purtroppo ha molti anni davanti a sé. Eccellente giocatore, l'abbiamo visto in nazionale, detti tempi della difesa, sa far tutto, però non lo so, io ho qualche perplessità in questo senso. Tu invece lo chiedi a me, Mario? Marco? Sì. Stai chiedendo a me? Scusa, perché non sentivo. Sì. Ma sai, Bonucci non lo scopro sicuramente io. È un giocatore che viene via dalla Juventus, che viene via con la mentalità giusta, con la voglia giusta di rivincita e di rivalsa anche un po' nei confronti di chi l'ha cacciato, e viene con e si cala nella mentalità giusta che si deve calare un giocatore che viene a giocare nel Genoa, può essere un giocatore importantissimo. C'è bisogno, secondo me, di un profilo così, di un giocatore di esperienza. Penso che lui esperienza ne abbia da vendere, ma anche un Pezzella, se dovesse venire Pezzella, un tipo di giocatore così. Poi, come ti ripeto, sono certo che Gilardino sappia benissimo le qualità, le caratteristiche, la voglia che può metterci un giocatore del genere se dovesse venire. La società sa come muoversi, quindi a vedere adesso fare dei nomi. Noi sappiamo il tipo di giocatore, secondo me, che ci vorrebbe lì per dare un po' di esperienza al reparto. Lui sarebbe un profilo giusto, secondo me. Dipende tutto con quale mentalità, con quale testa viene. Ma non ho niente da aggiungere, sono d'accordo con Gianni. Chiaro che se vogliamo vincere il premio Simpatia Serie A 2023-2024, non lo prenderei. Però non scherziamo, cioè, credo che, voglio dire, alla fine il saldo, se anche ti rovinassi un po' lo spogliatoio, il saldo rimarrebbe positivo. È fortissimo Bonucci, insomma, anche se ha 36 anni, quindi non scherziamo. Andrebbe nel caso, credo, che lo spendi a fare il titolare al posto di Bani. Poi se hai Bonucci e Dragosin in difesa comincia a diventare interessante. A non parlare della qualità palla al piede che ha Bonucci sull'uscita, ed essendo una squadra che a centrocampo qualche difficoltà ha, perché se Badel non gioca sempre bene e fisicamente bene come ha giocato stasera, tra l'altro questa squadra c'ha veramente un po' di difficoltà lì dietro a far girare la palla, avere un difensore coi piedi buoni farebbe tanto, e lui è uno dei difensori coi piedi migliori del mondo degli ultimi 15 anni, quindi è vero che è un rompipalle, però non scherziamo. No, bravo, bravo Carlo. Infatti no, giusto. Allora, vi dico, adesso sto vedendo le dichiarazioni di Sarri, soltanto il bugiardo ci condanna, ma vedo passi avanti. Vabbè, beato lui. Però beato lui. Io onestamente non li ho visti rispetto a Lecce. Cioè, ho visto solo una gran confusione. Per buone parti della partita. E allora, poi mi chiedeva prima un nostro ascoltatore, sentito il nome di Yalcin Dazon, ma con i turni la pioggia si è sentita, è stato ceduto con il Sanger. No, guarda, stavo vedendo i siti sia di Sky che di Gianluca Di Marzio. No, almeno sui siti non risulta nulla, magari tra qualche minuto potrebbero uscire, ma credo di no, altrimenti, perché spesso esce quasi in contemporanea, quindi non credo che siano stati ceduti. Ricordiamo che il calciomercato termina venerdì alle ore 20,
per grazie di Dio può andare nella Nazione, perché io guardo, sarà un bel periodo per avere tanti contatti, tanti ascolti, tante opinioni, tifosi, tutto quello che volete voi. Però vi posso dire che 3 mesi sono duri per chiunque. E poi l'ultimo giorno e l'ultima settimana sono il periodo peggiore, perché vola per andare a verificare soprattutto le notizie, che spesso non sono veritiere, sono dei semplici rumors, dei semplici voci. Vi posso assicurare che è una fatica enorme, però è come la borsa, il calciomercato, come la borsa valori, né più né meno. Quindi va visionato. Vabbè, comunque, qua vedo dei bravo Gianni, che in tanti mi dicono Borucci è finito, cercano i giovani. Allora, Borucci dipende da come giocheremo dietro, a 3 è senza ragionarci, ma se nel caso decisivo di stare a 4 come stasera, non tolgo uno tra Lagosi e Vogliacco. Poi ricordiamo che forse domenica sera potrebbe anche rientrare Vogliacco. Poi noi assi dalla Samp, vabbè, questo è uno scherzo. Non mi pare Borucci per più quello tempo, non mi pare la Genoa. Allora, poi la sensazione di Gebona sembra ancora un difensore sicuramente. Grandi Gudmundsson e Frendrup. Un attimo che vedo Alessandro. Ah, ecco qua, saltata. Vediamo. No, niente, una comunicazione di servizio di Alessandro Legnazzi. Allora, io direi a questo punto, siccome siamo alle 23:43 e dopo quasi un'ora, direi di guardare già al prossimo avversario, quindi Torino, che ieri le ha prese 4 dal Milan. Torino che già nella prima partita ha fatto tanta fatica, ha pareggiato la prima gara, non convince. Infatti ho dei colleghi che seguono il Toro, che colleghi, amici, che sono molto preoccupati, perché Torino ha fatto veramente poco mercato. Io non dico che si va a vincere, però si va a vincere, cioè si va a giocare con uno spirito nettamente diverso. Cioè, non dico che il Genoa va lì a vincere 5-0, ma i 3 punti potrebbero arrivare. E quindi faccio la solita domanda da $1 milione, e innanzitutto a Carlo Sciaccaluga: come si vince a Torino con Toro? Se lo sapessi allenerei in Serie A, però non lo so, forse per fortuna, perché credo che sia molto stressante allenare in Serie A. Si vince continuando a giocare come hai giocato oggi nei primi 20 minuti. È chiaro che ti devi proporre un po' di più e non farai questo genere di partita. Torino è in difficoltà, tra l'altro si è fatto male anche Sanabria. Attendiamo di sapere, ma è verosimile che non giochi. Mi dispiace per lui, però l'infortunio non sembra comunque grave. Mi dispiace per lui, ma meglio per noi, perché Sanabria può essere forte, poi sappiamo che gli ex sono sempre in agguato con noi, anche se la sua riserva è Pellegri, insomma. Quindi di rifo di Raffa siamo lì. Secondo me, se il Genoa fa una prestazione difensiva come quella di oggi, poi con la qualità che c'è davanti, un gol prima o poi lo può trovare, perché Gudmundsson, Retegui, con Retegui e Malinowski che entrano a regime con un'altra settimana di allenamenti, secondo me sono intanto interessanti. Allora, Gianni, ma io, guarda, sposo in pieno tutte le parole che dice Carlo, sia per quanto riguarda Bonucci, chiudiamo il discorso Bonucci, sia per quanto riguarda la partita di Torino, perché, come ha detto giustamente lui, Malinowski avrà una settimana in più, Gudmundsson abbiamo visto stasera che quando si accende è devastante. Logicamente non è una partita facile, perché giochi contro una squadra ferita che verrà subito, cercherà di fare la partita subito dal primo minuto con ferocia. Però se tu difendi bene, come hai difeso stasera, e riesci a sfruttare un po' di più il gioco e le ripartenze con questi elementi che abbiamo detto prima, puoi fargli male ed è sicuramente sulla carta una partita un po' più semplice di quella di stasera.
e poi dico che i punti che abbiamo preso, i 3 punti che abbiamo preso stasera, è tutta un'altra settimana di lavoro, eh? Lavori in una maniera diversa, con una credibilità diversa, con uno spirito diverso, con una consapevolezza diversa, è tanta roba, è tanta roba. Quindi non mi esprimo sul risultato, ma penso che il Genoa abbia le carte per poter andare a Torino e fare la partita. Allora, io vedo, c'erano alcuni che mi segnalavano che erano stati pensati di Martinez. Io nei Martinez solo è stato attentissimo oggi, ma secondo me ha avuto dei trucchetti del mestiere, cioè di perdere tempo. Infatti c'era Sarri che era infurioso col quarto uomo perché perdeva tempo, troppo tempo. Beh, fa il portiere avversario, non fa il portiere tuo, meno lei che sembrava assolutamente nei limiti. Allora, prima e così concludiamo. Carlo, che ne pensi di Martinez e poi già? Beh, Martinez, che è sempre più bravo e stasera coi piedi ha giocato anche bene senza farci venire dei Soffrire patemi, troppo. è stato bravissimo a perdere tempo, cioè vorrei parlare di questa cosa perché l'ho trovato da attore, è stato grandioso, bravissimo. Perché ogni volta perdeva tempo, sempre più o meno allo stesso modo, con delle piccole variazioni nella postura, ma recitando proprio bene. Perché prendeva sempre la quantità di tempo che poteva perdere, mai troppa, infatti non si è fatto ammonire. E poi non faceva quelle cose goffe che fanno i portieri che fingono di non vedere la palla, che c'hanno chiaramente lì in mezzo ai piedi e danno delle facciate contro i Vero. raccattapalle, quelle cose per cui si fanno subito accorgere che stanno perdendo tempo. È stato bravissimo da questo punto di vista. Lo scritturerò, se, ma quando lo scritturerò a caso. Vero, vero, è stato anche bravo sull'intervento sulla parata sul tiro di no, ha fatto anche un bel intervento su quel tiro di vabbè, adesso i nomi non me li ricordo, che ha deviato sopra la traversa e sull'uscita su Immobile che poi ha tirato fuori. E poi, come ha detto Carlo, molto furbo, molto bravo nel perdere il tempo nel modo giusto, ma d'altronde, ragazzi, è il loro mestiere e questo mestiere mi sembra che ne abbia tanto e lo vedremo. Siamo riusciti, qualcuno è riuscito a criticarlo anche domenica scorsa per i 4 gol subiti, che peraltro io non vedo dove potesse aver avuto delle colpe. È un portiere che dà sicurezza, che è bravo coi piedi. Ogni tanto ci va a venire qualche mezzo infarto perché a volte abusa anche un po' troppo della sua bravura di piede, però è un portiere che dà sicurezza a tutto il reparto. Io invece parlerei di più dei cori che fanno queste società, specialmente a Torino con la Juve, che le guardavo anche oggi, e ho stasera con la Lazio, ogni qualvolta che il portiere fa un avversario fa un rinvio coi piedi, tutto lo stadio grida questa parola. Che è fastidiosa, è brutta, è antipatica. Penso che sia l'unico stadio, gli unici stadi in Europa che permettono una cosa del genere. È Esatto, brutta per i infatti. bambini, è brutta per la gente che ha lo stadio, perché quando il portiere calcia e tutto lo stadio grida merda, scusatemi il termine, No, non mi sembra una l'abbiamo cosa bella. ascoltato, Gianni. No, ma io ricordo sempre, tuttora, come anche quando andavano a giocare le squadre in Coppa dei Campioni Champions a Madrid, il Real, i tifosi del Real, appena il portiere doveva rinviare, non urlavano prima che parolacce, c'era un coro che accompagnava, che era assordante ed era terrificante perché era scandito a più con una gradazione di urli, con l'urlo finale così bello secco, che proprio stava calciando il pallone l'avversario, che secondo me è molto più snervante questo che dire insultare, però questo in Italia non si capisce. Purtroppo la gente, i tifosi in genere, adesso non colpevolizziamo nessuno perché purtroppo, però ecco, stasera veramente si è toccato il fondo e Gianni giustamente l'ha rilevato. Allora, io direi, passata un'ora esatta in modo assolutamente piacevole con Carlo Gianni, che saluto, Carlo, appunto, ripeto, Carlo Sciaccaluga, grande regista, attore, giocherà forse anche al posto di Badeli.
Sì, siete in una botte di ferro, arrivo adesso. Beh, come regista è meglio Carlo, sicuramente. Comunque, scherzi a parte, ringrazio ancora Carlo per essere venuto qui al Salotto del Grifone e saluto e ringrazio anche Gianni Fossati per essere intervenuto e qui noi ci vediamo. Grazie a voi. Domenica prossima, ricordo, ore 18:30 Torino, Genoa, prima e secondo tempo con Francesco Padrone, poi Francesco Padrone anche alla fine e altri due fantastici ospiti per il Salotto del Grifone. Da Marco Liguori è tutto, io vi auguro una splendida notte, visto che il Genoa ha vinto, una notte è stupenda. Benissimo, non ho un attimo, comunicazione di servizio, c'è Alessandro Regnazzi che mette Criscito e Lastrico in un unico post. No, perché ovviamente tutti e due erano presenti sulle tribune, giustamente, però bello e simpatico questo accostamento di Criscito e Lastrico. Allora, ragazzi, andiamo a vedere tutte le partite assieme, tutto il campionato. Sono costretti. Questa è cattiva, Gianni, questa è cattiva. Allora, grazie a voi. Io ringrazio tutti gli amici da casa e per la marea di messaggi che sono arrivati. E ci vediamo domenica prossima. Da Marco Liguori è tutto. Buonanotte e forza Genoa. Ciao a tutti. Ciao Carlo, ciao Marco, ciao, grazie. Ciao.